Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto della mia libreria. Allora, cari signori, questa sera torniamo a parlare di libri, parliamo di una benemerita iniziativa editoriale del Corriere della Sera, del Corrierone. Il Corrierone ehm, ogni venerdì pubblicherà una serie di 25 volumi dedicati ai grandi processi della storia. Questo è il primo volume dedicato al processo di Norimberga. È eh, una collana, questa curata da Barbara Biscotti e Luigi Garofalo. Questo eh, volume qua in particolare è scritto da eh, Roberto Scevola, che è ehm, professore, eh, che è docente di diritto romano presso l'Università di Padova, laureato in eh, scienze politiche, giurisprudenza e storia, nonché dottore di ricerca, nonché anche esperto di questioni tedesche. Allora, il processo, l'introduzione che come da tradizione vi leggo, ci dice che il processo di Norimberga fu promosso dinanzi a un tribunale costituito dalle quattro potenze vincitrici della seconda guerra mondiale e vide alla sbarra alcuni tra i maggiori gerarchi del regime nazista. Dal novembre del 1945 all'ottobre del 1946 una gigantesca massa di documenti e testimonianze gettò Piena luce su atti di barbarie commessi con scientifica determinazione, in misura mai vista nella storia dell'umanità, per imporre un'ideologia permeata di annientamento e morte. L'applicazione del diritto internazionale ai crimini di guerra e contro l'umanità segna la chiusura di una fase storica sfociata nell'Olocausto e, nel contempo, intende creare i fondamenti di una nuova era, ispirata a regole di civiltà, volte a garantire pace tra le nazioni e rispetto dei diritti umani. Robert Jackson, procuratore generale del processo di Nuremberg, scrisse che il fatto che quattro grandi nazioni eccitate dalla vittoria e stimolate dal torto subito sospendano la vendetta e sottopongano volontariamente i propri nemici al giudizio della legge è uno dei tributi più significativi che il potere abbia mai pagato alla ragione e ricordiamoci una cosa i sovietici premevano per esecuzioni sommarie e indiscriminate di tutti i nazisti che gli sarebbero capitati sotto le mani eh, e sappiamo bene che Iosif Vissarionovic Giugasvili detto Stalin non aveva certo la mano leggera quando si trattava di, di certe cose. Il processo di Norimberga è una pietra miliare della storia dell'umanità. Dell Piaccia o meno. In questo libro, in questo interessante libro, allora si è chiara una cosa. È un libro di 170 pagine, è un librettino di 170 pagine, è praticamente un bignamino, un bignami della storia degli eventi dei fatti del processo di norimberga una narrazione molto esaustiva allora sia chiara una cosa non c'è tutto sul processo di norimberga non può esserci tutto sul processo di norimberga ci sono altri libri più completi più esaustivi più eh, comprensivi di tutto quello che c'è dietro il processo di norimberga il lavoro del professor scevola è comunque sia meritevole di attenzione per chi ne sa poco per chi vuole partire dalle basi per conoscere quello che accadde veramente a norimberga per conoscere perché norimberga fu un importante anzi un importantissimo spartiacque una pietra miliare della, della civiltà moderna piaccia o meno il processo di Norimberga è, come dire, eh, realmente uno spartiacque della civiltà occidentale, della civiltà mondiale odierna. Il processo contro i crimini di guerra, il processo contro un'ideologia violenta e spietata che aveva pianificato in maniera industriale lo sterminio di milioni e milioni di persone. Si parla, ripeto, si parla brevemente in questo libro della macchina, dell'industria dello sterminio creata dal nazismo e si parla del perché ci fu il processo, della creazione di un nuovo principio giuridico. Ovvero sia, come ci spiega Pier, Pierluigi Battista nella sua introduzione, eh, dicevo, eh, nella, sua, eh, nella sua introduzione, affiorò questione suprema: il tema della possibilità stessa di giudicare un imputato secondo il tema della ehm, eh, secondo il un principio scusate, di retroattività sconosciuto in tutti i sistemi giuridici fondati sul motto classico, nulla pena sine legge, ovvero sia nessuna, pe nessuna pena senza che una legge fosse in vigore al momento in cui si suppone sia stato commesso un reato. Ma la nozione di crimini contro l'umanità, diversi da ogni altro crimine condotto in tempo di guerra e ben conosciuto dalla storia, diede la possibilità di stabilire una prima volta anche nel sistema giuridico internazionale, contribuendo a dare una piattaforma di norme alla nuova stagione delle Nazioni Unite senza considerare inoltre che proprio il carico di significati morali connesso al giudizio di Norimberga non avrebbe potuto che produrre un risultato scontato perché una sentenza di assoluzione sarebbe inevitabilmente apparsa come una assoluzione per tutta l'esperienza nazista ma un processo con un esito obbligato che processo giusto è mai? ci si chiede. I giudici erano perfettamente consapevoli dell'insieme di problemi e contraddizioni che il processo di Norimberga suscitava come prova indesiderata della prevalenza di una giustizia di vincitori e lo stesso procuratore nella sua requisitoria ebbe a dire con grandissima onestà intellettuale se voi Signori della Corte, doveste dire che questi uomini non sono colpevoli, sarebbe come dire che non c'è stata una guerra, non ci sono i cadaveri, non c'è stato delitto. Un obbligo morale, prima ancora che giuridico, una prima volta che metterà il suo marchio sulla storia a venire, uno spartiacque, appunto, nella storia dell'umanità, ci dice Pierluigi Battista. Allora, ripeto. Un libro breve, completo, una sintesi eccezionale per chiarezza e fruibilità su quello che fu il processo di Norimberga. Un bignamino utilissimo come punto di partenza per capire i concetti che mossero i giudici di Norimberga. Uno strumento. Di partenza per conoscere quello che fu realmente il processo di Norimberga o meno, piaccia o meno, perché c'è tanta gente che considera Norimberga i processi di Norimberga una pagliacciata, la giustizia dei vincitori, guai ai vinti, un processo farsa, eccetera, eccetera, eccetera. In questo libro troverete le considerazioni di un giurista che scrive estremamente bene e con grande chiarezza le motivazioni del perché ci fu quel processo, le motivazioni del perché furono emanate quelle condanne, le motivazioni del perché fu deciso di stabilire un principio nuovo per la giurisprudenza internazionale. Se prima si diceva nessuna pena senza una legge per il crimine che è stato commesso qui il crimine era talmente tanto evidente talmente tanto mostruoso talmente tanto spaventoso da divenire esso stesso un come dire eh, da fare, da fare giurisprudenza se capite quello che voglio dire, scusate, mi sono malamente impappinato. Le mie conoscenze di, di leggi, di legalità, di giurisprudenza sono estremamente limitate. Però, ripeto, il libro di Scevola, questo libro di scivola va letto perché è estremamente interessante, perché consente di avere delle basi su cui ragionare, su cui iniziare ricerche e ragionamenti proprio sul processo di Norimberga, il processo più importante della storia della civiltà moderna. Tutto qui. Quindi, cari signori, andate in edicola, procuratevelo col Corrierone, ne vale la pena perché è, ripeto, uno strumento eccezionalmente utile per semplicità, comprensibilità, chiarezza e completezza pur nella sua brevità per capire il processo di Norimberga. Ve lo consiglio di tutto cuore. Quindi, cari signori, ripeto, Roberto Scevola, eccolo qua, Norimberga, il male ha il male sotto accusa. La collana, i grandi processi della storia, edita dal Corriere della Sera. Credetemi, signori, ne vale veramente la pena. Leggetelo. Come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate. Come sempre, aspetto i vostri commenti a questo video. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione la, la, e come sempre, arrivederci al mio prossimo video. E come sempre, ciao!